Buongiorno, è buio ragazze, è presto. Vittorio sta ancora dormendo e vi do l'inizio di questo vlog. In praticamente è adesso Willy, mi raccomando, vedo anche lui. Buongiorno, in silenzio, a bassa voce. Come va? Come sta? Tutto bene? Oggi penso che vi porterò con me, oggi e domani, in questi 2 giorni. Oggi è il 18, domani è la festa del papà. Quindi volevo preparare un lavoretto con Vittorio, così appunto a fare il regalo al papà per la festa del papà. Stavo pensando a qualcosa di semplice, che però abbia il suo tocco, quindi boh, pensavo qualcosa con le tempere, non so, adesso vedremo insieme, qualche poesia magari che formulo io anche con l'aiuto del chat GPT. Dai ragazze, un aiutino. Poi comunque di mio, cioè ci metto qualcosa di mio comunque. E ho fatto questo make-up che poi, cioè io ho fatto il make-up e poi ho bevuto il caffè. E quindi il rossetto dovrò ritoccarlo un po'. Comunque, e quindi penso di portarvi con me questi 2 giorni. E c'è qui la mia mamma, ragazzi, in questi giorni è venuta la mia mamma dalla Romagna e devo dire che è un aiuto grandissimo. E, anche solo, non so, cose semplici come sparecchiare, o, nel senso proprio cose semplici, anche ogni tanto giocare con Vitto, veramente si sente l'aiuto di una persona comunque che ti può dare una mano. E quindi grazie nonna che sei qui in vacanza. E niente, quindi vi porterò un po' con me, giornate semplici. Oggi è, come vi ho detto, il 18, scade l'album Yves Rocher e domani parte l'album nuovo. Quindi sono qui, dovete sapere che io non guardo l'album nuovo praticamente fino al giorno prima che parta, perché mi concentro tantissimo sull'album in corso, cioè proprio ci lavoro tantissimo e parlo solo delle offerte che sono nell'album in corso. Non mi viene neanche la curiosità di sfogliarlo. Quindi anche qua, se qualcuno, a volte mi capita qualche mia consulente che mi chiede, ma mi dici una settimana prima che finisce l'album, mi dici il prezzo, le cose dell'altro album? Cioè io non li so, perché io non lo guardo neanche. E quindi adesso nel silenzio della mattina mi stavo un po' gustando il nuovo album con un caffettino e devo dire che è molto interessante questo album. Sicuramente l'avrete già visto su questo canale perché sarà già uscito il video appunto riguardante questo album e devo dire che sono contenta di poter, diciamo, di poter fare questo lavoro anche per questo, perché posso farlo in qualsiasi orario, diciamo, della giornata. E la differenza da un lavoro autonomo è appunto questo, che posso fare in qualsiasi momento della giornata, ma anche che senti uno stimolo diverso, cioè io potrei benissimo non farlo, ma siccome è la mia attività, mi viene proprio da farlo, cioè nel senso da sfruttare ogni momento libero che mi posso, insomma, ricavare nella giornata per stare, insomma, con il mio team, per svilupparlo, per guardare le offerte, per cercare appunto un modo anche, insomma, migliorarmi di giorno in giorno. Questa cosa mi piace tantissimo, perché appunto nel lavoro tradizionale comunque, raga, cioè quello è, puoi fare anche il lavoro, cioè come il mio che era di ricercatore, però quello è, anche se ricerchiamo, anche se c'è sempre qualcosa di innovativo, rimane forse poco stimolante. Invece se è qualcosa di tuo, questo in generale, proprio in generale, se è qualcosa di tuo, lo trovo più stimolante, proprio perché è la tua azienda, diciamo, la senti, senti proprio la tua crescita e quindi la tua crescita è rispecchiata anche insomma, nella crescita insomma, di quello che rappresenti della tua azienda. Quindi mi piace molto lavorare da per me. In realtà avrei sempre pensato il contrario, che io, insomma, sì, sono una tipa interpendente, ma forse essendo anche del toro, sono una tipa anche molto legata alle cose stazionarie che rimangono così, che sono sempre così, ok? Invece no, raga, mi si è svegliato il bimbo, quindi vado. Ho comprato gli acquerelli, adesso vorrei prendere un foglio bello. Ci
Si chiama il blu? Blu. Guarda, vuoi quello? Iniziamo da quello? Aspetta, no, aspetta, mettilo qua così. Lascia, non è venuto niente. Facciamo con il prossimo. Mettilo qua. No, fermo, fermo, fermo. Devi stare fermissimo, amore. Riproviamo, aspetta Vito, aspetta, aspetta, riproviamo qua, pronto? Apri bene, fermissimo, Ok, l'altra manina, che colore vuoi fare Vito? Aspetta, 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 vai, metti qua, gira la mano come prima, bravissimo, fermo, 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 ok, ma che bravo questo bimbo, hai visto? Bravissimo! Ecco il lavoretto finito. E ho scritto appunto, grazie anche a ChatGPT, che è l'intelligenza artificiale, una bella dedica. Ovviamente un po' ho modificato, e dai, è venuto carino, è venuto carino. E sono contenta, così almeno anche Vitto ha ricordo anche della forma delle sue mani. In realtà volevo mettere anche la forma del piede qui, ma è già stato troppo complicato con le due mani, e quindi niente. Ci prepariamo per consegnarglielo e poi niente, oggi è la festa del papà, stasera andiamo a mangiare una bella pizza a Iglesias, se siete dei posti, cioè dei posti qui intorno, si chiama Momenti. E che pizza, io ho preso bufala, melanzane e crema di cipolla, e tu congiunto bufala, poi non lo so, mortadella, patate. Wow, Vitto una bella margherita e la nonna una pizza con la bufala. Sembra molto buona. Siamo usciti, la pizza era davvero buona. La mia, io quando vedo combo cipolle e melanzane non capisco più niente, ed era buonissima. La tua congiunto? Promuovi? Dov'è congiunto? Sì, dai. L'ho già provato dal pranzo. Effettivamente. Buono, buono, buono. Molto buono. Bene, ragazzi, stavo struccandomi. Ho detto no, devo chiudere il vlog, se no anche questa volta dimentico, lo chiudo così. Mi sto struccando, uso l'acqua micellare, questa qui della Puraglia, e poi mi farò un gommage, forse. Se è terribile qui giù, mi dà la possibilità di farmi un bel gommage al viso. Comunque, diciamo che è piaciuto il regalo congiunto, e parlo più a bassa voce perché forse già si sono addormentati, e se lo metto anche sugli occhi perché strucca molto bene, se ho la riga d'eyeliner e la toglie anche molto bene, e è piaciuto molto, quindi sono molto contenta. È stato anche divertente fare il lavoretto con Vittorio, molto divertente, e così almeno avrà anche questo ricordo poi Vitto. Niente ragazze, oggi è finita qua, io continuo la mia skin care, poi ho anche la mia cremina che sto utilizzando, questa qui, che è la nuova anti-age glow. Ricordate l'altra mattina mi facevo un bel massaggio,
si rompe il guascià, ragazze. Se cade per terra si rompe e si è rotto. Bene, ragazze, vi saluto. Grazie per essere state con me anche oggi in questo vlog tutti insieme. E ci vediamo in un prossimo video. Un bacio, ciao!